Ed eccoli qua, Francesco, Simone e Carmen, in arte il Soul Food, The Vocalist. Chi come me li conosce bene sa che proprio non riescono a stare senza il loro pubblico, così come i loro fan non vedono l'ora di ritornare a cantare e ballare sulle note della loro musica unica e la loro voce inconfondibile, respirando l'energia che riescono a trasmettere in ogni evento, in ogni party o concerto che sia, in tutta Italia. E così tra un standando tutto e un fan che si scopre essere la mamma, i tre si raccontano in occasione del lancio della loro ultima emozionante creazione, La vita. Quante volte abbiamo come un senso di paura nella vita. Come vivono i Soul Food questo periodo di isolamento, lontano dal pubblico e dai tanti amici? Come vivono i Soul Food lontano dagli amici e dai fan? Male. Male, 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 perché i fan, ovvero coloro che ci seguono, per noi sono linfa vitale. Non a caso quando noi facciamo le serate nei locali abbiamo uno stretto contatto con il nostro pubblico. La serata non a caso è fatta e variopinta a livello musicale, no? Sapete che noi, essendo The Vocalist, proponiamo una rosa di brani che vanno dal vintage ai giorni nostri, proprio per avere un contatto con ognuno di essi presenti in sala. E quindi come potremmo stare solo noi a casa? Come potremmo stare? Ma siamo positivi, però siamo strapositivi, cerchiamo di approfittare di questo momento per progettare, pensare. Solo noi rindano anche le mura, così pensavo. Però siamo positivi, ragazzi, veramente. E ci mancano ovviamente anche i nostri amici, non solo coloro che ci seguono nelle serate, ma ci mancano anche gli amici. Guardate che faccio, guardate. Cosa vi aspettate dal futuro così incerto per il mondo dello spettacolo? Guarda Christian, ogni settore sta subendo insomma veramente tante difficoltà, però possiamo dire purtroppo che il nostro settore è uno dei maggiori, tra virgolette, a rischio, con il futuro più incerto. Nonostante ciò, noi comunque, come diceva Francesco, siamo positivi e ci auguriamo ovviamente di poter riprendere il nostro lavoro senza restrizioni, anche perché se facciamo tutto quello che ci è stato detto di fare, se seguiamo le regole, potremo arrivare insomma quanto prima a fare di nuovo eventi, feste e quant'altro senza restrizioni. Aggregazione. Momenti di aggregazione, che poi è la base del nostro lavoro, se così vogliamo dire. E a tal proposito vogliamo ricordare a tutte le persone che ci contattano, magari a volte anche impanicate per la cancellazione di eventi, non li cancellate, semplicemente posticipateli. Anche tra un anno la festa sarà bellissima lo stesso, l'evento sarà meraviglioso e tutto andrà bene. La musica supera i muri e aiuta a stare meglio. Vi scrivono i fan? Sì, ci scrivono i fan, ci chiedono la progettualità che state facendo, a cosa sta... Ecco, questo è un fan che ci ha scritto, appena scritto. Non è vero, è mamma. No. Ci scrivono perché è un continuo. Allora, per esempio, non solo i fan, ci scrivono chi ti chiede date, ci scrivono chi sta posticipando quello che si parlava prima, e poi ci scrive chi ti chiede se stiamo preparando nuove canzoni, a quello che stiamo pensando di rinnovare. Sono curiosi, anche perché oggi funziona anche molto il gossip, non è solo il fatto della canzone fino a se stessa o l'esibizione. Voglio la sapere che fai, che stai facendo. Molti che mi chiedono la dieta che ho fatto, insomma queste cose qua, quindi ci scrivono. Da quale barbiere va per farsi i capelli? Ma soprattutto perché state tutti e tre insieme. Quello. Vabbè, viviamo vicino, insomma, sì, ci scrivono i fan, sì. Parliamo del vostro ultimo video. Parliamo dell'ultimo video, è certo, l'ultimo video noi siamo talmente entusiasti di questa cosa, ma contentissimi, perché è una canzone che io tenevo nel cassetto. Vi ricordate, abbiamo fatto tempo fa un omaggio a, aiutami Simone, Rino Gaetano con la canzone A mano a mano.
che poi abbiamo scoperto che la canzone era scritta Riccardo Cocciante, interpretata poi da Rino Gaetano. E talmente che ci è piaciuta questa cosa che cercavamo un'altra canzone per fare sto fatto, ed è uscito fuori La Vita, che conoscevo perché La Vita è una canzone scritta nel 68. Esattamente, scritta nel 68 e portata a Sanremo da Shirley Bassey, in quei primi anni in cui Sanremo permetteva l'ingresso di artisti stranieri nel famoso Festival della Canzone Italiana. Tant'è vero che poi il secondo titolo della canzone era appunto La Vita. Abbiamo inciso questa canzone quindi molto prima del coronavirus. Ma quando poi ci siamo trovati in questa situazione, in questa circostanza, ci siamo resi conto che il messaggio della canzone era veramente bello, forte, semplice. Positivo, esatto, gioioso. Esatto. Quasi un inno. Esattamente. Quasi un inno. Esatto. E quindi ci è venuta questa idea. Abbiamo pensato di riproporre la nostra versione della Vita e per il video abbiamo avuto un'idea molto particolare, ovvero chiedere alle persone, a tutte le persone che conoscevamo, di inviarci dei video. Di inviarci dei video di vita quotidiana, di manifestazioni di affetto, di cose che si sono fatte in questo periodo, ovvero chi ha imparato a fare il pane, chi ha imparato a fare la pizza, della nonna che legge la favoletta ai nipoti, di una mamma che abbraccia il figlio, insomma scene di vita quotidiana. Di abbracci non stiamo neanche vivendo più, appunto. A meno che non si vive insieme nella stessa casa. Sì. E dobbiamo dire che ne è uscita una cosa emozionantissima, almeno noi ci siamo emozionati veramente, veramente tanto. E il desiderio nostro è quello di emozionare chiunque lo veda. Desiderio che possa diventare virale, al di là del diventare famosi o delle visualizzazioni, sai, queste cose. No, siamo contenti proprio del progetto, del prodotto, dell'energia, sì, della canzone, che poi le parole sono semplici raga, ma di una cosa forte, assurda, forte. Quindi ascoltatela, condividetela, fatela un inno, come ha detto Simone. E a pro di questo noi abbiamo pensato ad un hashtag, insomma, e pure perché per quanto ci riguarda, per quanto ci hanno imposto e stiamo rispettando, quindi possiamo dire tranquillamente che sta andando tutto bene. Thank you.